Buongiorno a tutti, il piacere di vedervi, sentirvi, siete un bel gruppo di buone pratiche e oggi vogliamo parlare proprio della città di Milano in quanto emergenza Covid-19 e la città che verrà. Vogliamo dare un focus di concretezza, ma anche di speranze e di futuro. Chiedo ad una persona che sta combattendo quotidianamente con il Covid, ad Andrea Gori, un suo intervento. Mi permetterà di levare la maschera perché sono in distanziamento. Andrea, grazie per quello che fai. Se ci puoi dare un punto dello stato di emergenza, di cosa si sta facendo, del vaccino, eccetera. Grazie. Grazie a voi per l'invito, grazie mille. Allora, volevo dare un minimo di inquadramento rispetto a quelle che sono le priorità. Allora, in questo momento stiamo vivendo due problematiche importanti. Da una parte, quello che è l'andamento dell'epidemia, quindi il numero di malati che in questo momento con i quali in questo momento ci dobbiamo confrontare. Qui abbiamo due scenari. Io ovviamente riporto quella che è la realtà a me più vicina, che è quella della Lombardia e in particolare quella di Milano, in cui siamo in una situazione, come dire, di attesa. Ci aspettavamo in queste ultime 2 settimane un netto incremento del numero dei casi. Secondo quello che erano i modelli matematici elaborati, e fortunatamente vediamo invece un po' una dicotomia o forse un ritardo nelle curve. Ossia, quello che stiamo osservando è sicuramente un aumento dei casi, che potete anche vedere voi dalle statistiche che quotidianamente vengono pubblicate. Tuttavia, questo aumento del numero dei casi non si riflette in un aumento dei numeri dei ricoveri. Fortunatamente in questo momento siamo in una fase di bassissima pressione sui pronto soccorsi e sugli ospedali. Noi normalmente in questo momento stiamo ricoverando dalle 2 alle 3 persone al giorno, quindi abbiamo circa 10 persone che vengono in ospedale. Per farsi curare, di queste però molte stanno bene, possono tornare al domicilio, invece circa 2 o 3 al giorno vengono ricoverate. Questo a fronte invece di un numero di casi nella popolazione in generale che cresce in maniera molto più importante. Allora, perché questa forchetta? Molto probabilmente perché il numero di nuovi casi che si stanno infettando, che è responsabile dell'aumento, è in una popolazione di soggetti estremamente giovani, per cui sono soggetti che non sviluppano una sintomatologia grave e rimangono al domicilio e quindi non hanno bisogno di un accesso ospedaliero. Se da una parte questo ci rinfranca, perché appunto la situazione degli ospedali tende a essere sempre man mano sempre più vivibile, dall'altra, il fatto che ci sia un aumento di casi nella popolazione giovanile normalmente di solito poi si riflette più tardi in un incremento dei casi anche della popolazione un po' più anziana, cioè sono i ragazzi che vanno a casa e infettano i genitori. E normalmente poi i genitori hanno invece bisogno di ospedalizzazione. Per cui siamo un po' in questa fase. Sicuramente una fase tranquilla, che in qualche modo va in contrapposizione a quello che era stato detto fino a 15 giorni fa, nei quali ci aspettavamo effettivamente, secondo i modelli matematici, una ripresa e una terza fase che stenta di fatto ad arrivare. Dall'altra parte, se dal punto di vista appunto dell'organizzazione, della cura della malattia, siamo abbastanza tranquilli, il nuovo challenge è ovviamente quello delle vaccinazioni, che procede secondo un paio di punti che secondo me è necessario segnalare. Da una parte la necessità di organizzare in maniera corretta una vaccinazione di massa che vuole darsi come obiettivi finali quelli di vaccinare la stragrande popolazione
della Regione Lombardia entro giugno 2021. Quindi progetto ambizioso a cui però si sta lavorando in maniera molto, secondo me, anche molto pragmatica ed efficiente, per cui ci sono tutta una serie di progetti che identificano dei modelli che poi possono essere esportati in diverse realtà. Da questo punto di vista sono stati messi a punto i progetti, i modelli, sono stati provati, per cui abbiamo fatto le prove per vedere se questi modelli funzionano. Dall'altra abbiamo invece la necessità di un approvvigionamento di vaccini che stenta ad arrivare. Tant'è che sulla popolazione degli operatori sanitari in questo momento stiamo facendo i conti per riuscire a fare i richiami a chi è già stato vaccinato, ma non stiamo vaccinando nuove persone. È un po' frustrante questo, perché noi saremmo in grado in realtà di vaccinare molta più gente, molte più persone. Saremmo in grado probabilmente già dalla settimana prossima di passare alla seconda fase della vaccinazione, cioè quella sulle persone a rischio. Dobbiamo fare i conti sul numero di vaccini a nostra disposizione, e finché non avremo nuovi vaccini è inutile partire. Questa è un po' la situazione che in questo momento ci troviamo ad affrontare. Paolo, sei è soddisfatto sicuramente il sentiment di ciascuno di noi, che volevamo avere un po' il punto della situazione, e questo fatto dei vaccini che ci sono e che bisogna fare richiamo è sicuramente un dato oggettivo. Ma io ho avuto degli amici che sono stati, scusa, ti faccio una domanda. Anche semplice, che sono stati con questo coronavirus in maniera molto blanda. Altri invece veramente prende alle vie respiratorie, stanno in difficoltà. Ma qual è la differenza? Come mai c'è questa differenza di aggressione? Allora, noi sappiamo che la grande differenza è in relazione all'età. Sopra gli 80 anni il rischio di morte arriva quasi al 35%, in alcune zone, soprattutto nella prima fase dell'infezione, è arrivato al 50% in termini di mortalità. Al contrario, sotto i 55 anni la mortalità è veramente molto bassa, stiamo parlando dello 0,1%. Il perché di questa differenza? Beh, sicuramente le popolazioni anziane hanno una capacità di reazione molto diversa rispetto a quello che sono i giovani. Importantissimi sono i fattori di rischio, e quindi oltre all'età, l'essere diabetici, l'essere obesi, avere disfunzioni metabolici, essere in dialisi e avere problemi cardiologici. Questi rappresentano le condizioni che in qualche modo peggiorano la prognosi a parità di età. L'altro dato, che è un dato assolutamente importante, è il dato genetico. Peraltro in uno studio a cui abbiamo partecipato come policlinico, pubblicato su New England Journal of Medicine, che è prestigiosa rivista al mondo scientifico, si è trovata proprio un'associazione tra due cose importanti. La prima è una mutazione a livello del cromosoma 3 che influenza la parte dell'immunità, quella deputata alla prima difesa verso le infezioni, per cui ci sono persone che presentano una mutazione a livello del cromosoma 3 che si infettano molto meno, e quando si infettano in maniera asintomatica. L'altra cosa che è stata anche ampiamente discussa era l'associazione con il gruppo sanguigno. C'è una chiara protezione per chi ha un gruppo sanguigno zero, mentre una maggiore facilità
a contrarre l'infezione per le persone che hanno un gruppo sanguigno di tipo A. Quindi la genetica sicuramente ha un ruolo chiave. Poi devo dire che è un virus che conosciamo da meno di un anno, per cui moltissime cose non le sappiamo. Abbiamo identificato delle cellule chiave nella patogenesi dell'infezione, ma a me piace dire che questo è il momento della conoscenza. Abbiamo bisogno di conoscenza, abbiamo bisogno di investire in ricerca, perché sappiamo davvero troppo poco. Così come sappiamo troppo poco sull'immunità indotta sia dalla malattia e pochissimo sull'immunità indotta dal vaccino. Abbiamo bisogno di conoscenze, abbiamo bisogno di ricerca. È il momento di investire in ricerca.